Buongiorno a tutti quanti. Non so voi, ma dopo 2 anni, a forza di sentirmi dire quello che non posso fare, tutte le cose che non posso fare, sono abbastanza stufo. Vivo la mia vita con dei limiti che sono fatti sicuramente per il mio bene, di sicuro è fatto per il mio bene, almeno voglio pensarlo che sia fatto per il mio bene. Ma sinceramente dopo 2 anni sentire a dire questo non lo puoi fare, quell'altro non lo puoi fare, veramente è una cosa pesante. È per questo che mi è venuta in mente proprio questa serie di messaggi, perché se è vero che possiamo, ci siamo chiesti di non fare tante cose, ci sono tantissime altre cose che possiamo fare. Perché? Perché siamo in Cristo. La serie si chiama In Cristo Puoi, perché vogliamo vedere assieme le cose che possiamo fare e tramite Cristo nessuno potrà mai toglierci le cose che possiamo fare se siamo in Cristo. La primo messaggio con cui vogliamo cominciare questo anno è proprio un messaggio che nessuno può impedirci di avere gioia. Per parlare di gioia non possiamo fare a meno di un libro che abbiamo già visto l'anno scorso, è il libro di Filippesi. A metà, vi ricordate, dello scorso anno avevamo visto insieme con Celeste e con Gin e con anche un paio di messaggi miei tutto quello che riguardava le varie teologie che erano all'interno di questo libro bellissimo: la gioia, l'unità, la gloria e la pace. Questa volta vorremmo focalizzarci invece su tutto ciò che attraverso Cristo possiamo fare. Attenzione, possiamo fare non quando stiamo bene, ma quando stiamo male, ma quando siamo, quando le situazioni non sono a favore, ma sono a sfavore, quando le situazioni sono completamente avverse. Mi dai la prima, Matteo? Filippesi 1, da 4 a 5 dice: e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Ora, è stato detto più di una volta, l'abbiamo detto più di una volta, Paolo, quando diceva queste parole, non era in una situazione favorevole, assolutamente. Vi ricordate? Era in prigione, incatenato H24, a un soldato romano, e non aveva possibilità, non solo non aveva la libertà, ma non aveva libertà neanche nei momenti intimi. Se andava al bagno, andava al bagno insieme al romano. Se il romano andava al bagno, lui andava al bagno col romano. Vi capite in che situazioni era questa persona? E lui diceva che aveva gioia in quel momento in cui pregava. Ma Paolo parla di gioia. Parla di gioia della gloria del Vangelo quando non tutto è facile. Anzi, Matteo? Perché non soltanto lui era incatenato, ma questa era la situazione che stava vivendo pensando alla chiesa di Filippi. Dice così, Filippesi 1, 15-17 e poi 3-12. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo, ma quelli annunciano a Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. E poi, guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. È una situazione dove a Filippi c'è invidia, c'è rivalità, ci sono cattivi insegnanti. Filippi era stata una chiesa che era stata piantata da Paolo, era stata la prima chiesa che Paolo aveva piantato sul territorio europeo. Per cui figuratevi quanto poteva essere addolorato di vedere che questa chiesa stupenda che era stata piantata a Filippi aveva delle divisioni e c'erano persone che volevano il male di Paolo invece di volere il bene di Paolo. Ma Paolo, in catene, attaccato sul piano personale, dice questo, Matteo, Filippesi 4:4. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. E non è tanto, attenzione,
Stupefacente l'affermazione che fa Paolo, ma è il contesto dove fa questa affermazione Paolo. Ve lo ricordate, Matteo? Esorto, Filippesi 4, da 2 a 4. Esorto Evodia ed esorto Sintiche ad essere concordi nel Signore. Sì, prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in mio aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel Libro della Vita. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Il contesto in cui dice la frase Paolo non è quello di una chiesa tranquilla, tutta concorde, unita, bella, ma di una chiesa con delle divisioni interne, con delle lotte intestine tra le persone che avevano fondato quella chiesa. Figuratevi che situazione c'era, i fondatori litigavano tra di loro e Paolo gli dice rallegratevi, ripeto, rallegratevi, siate allegri. Ora, la soluzione rallegratevi di Paolo sembra quasi un controsenso, anzi sembra quasi una battuta sarcastica, dice sì, rallegratevi, oh che rallegratevi, e invece lo dice davvero. Lo dice davvero Paolo. Paolo non sta scherzando, ma piuttosto sta indicando una realtà. Si può essere gioiosi, nonostante le circostanze della vita, anche in una situazione di divisione e di lotta, anche dove c'è la situazione di persone che vogliono il male di Paolo, Paolo dice c'è da rallegrarsi. Vorrei vedere oggi tre motivi e un luogo dove trovare gioia. Anche nei periodi giugli, anche nei periodi bui, e conservarla protetta dal mondo. Primo, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Non so se vi ricordate, in Luca capitolo 10 Gesù prese 70 dei suoi discepoli e a un certo punto gli disse: ok, avete visto quello che ho fatto io? Miracoli, guarigioni, cacciare i demoni. Ok, adesso tocca a voi. Prese e li spedì tra campagne e città a fare quelle stesse cose che lui aveva fatto, e incredibilmente in questa missione loro riuscirono a fare le stesse cose che avevano fatto che aveva fatto Gesù. Magari forse il primo funerale che hanno visto gli ha detto: guarda, quello lo guarisci tu per primo. Però hanno guarito, hanno risuscitato persone, hanno scacciato demoni. Che cosa fanno? Tornano da Gesù e tutti agli echi dicono: wow, perfino gli spiriti ci obbediscono e sfuggono da noi. Gesù gli loda, gli dice: siete stati bravi, ma subito dopo li porta con i piedi per terra. Gli dice: attenzione, alla prossima. Gli dice: attenzione, attenzione. Luca 10:20. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gesù sta dicendo una cosa a loro: se la vostra gioia è in funzione di quello che avete fatto, di ciò che fate tramite me, allora siete messi proprio male, siete messi male. Perché la gioia vera non è in funzione di quello che fate, ma la gioia vera è di quello che siete. I miracoli un giorno potrebbero non funzionare più, perché alcune volte i miracoli non avvengono. Ma una cosa rimarrà ora e sempre, e quella è certa: voi siete nell'elenco di nomi che sta presso il Padre mio nei cieli, e quella è una cosa che nessuno vi potrà mai levare. I miracoli possono non avvenire, la vostra vita può non essere gratificante, voi potete non avere gioia da quello che vedete nel mondo, da quello che fate o da quello che non vi è permesso di fare, ma i vostri nomi, quelli, nessuno li toglie da quel libro, sono sempre lì. È per questo che dice Paolo di rallegrarci: voi siete scritti nel libro vicino a mio Padre. Secondo motivo: rallegratevi perché Dio provvede ogni giorno. Vi ricordate il Padre nostro, vero? Dacci oggi, bravo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Attenzione, non è un pane, non è dacci oggi, dacci annualmente il nostro pane, ce lo dai una volta
e all'anno ci fai 365 giorni di scorta, oppure dacci oggi il nostro pane al mese, dacci questa settimana il pane, anche perché dopo una settimana il pane diventa duro e diventa cattivo. Gesù dice dacci oggi, ogni giorno Dio provvede, ogni santo giorno che viene Dio provvede a noi. Il Salmo 103 inizia così, Salmo 103, versetti 1 e 2. Benedici anima mia il Signore e tutto quello che è in me benedica il tuo santo nome. Benedici anima mia il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Sapete qual è il mio più grande difetto? È un grande difetto, uno dei tanti, che mi dimentico o do per scontato le cose buone che il Signore, che Lui ha fatto, fa e farà nei miei confronti. Ogni giorno, ogni volta che prendo un respiro, dovrei essere grato. Perché? Perché l'ossigeno che gira dentro questa stanza non è merito mio. Non è merito del comune e nemmeno dello Stato, nemmeno dell'ONU. Dio ha fornito l'ossigeno, oltre a fornirmi dei polmoni con cui respiro l'ossigeno. Dio ha fornito il sole, Dio ha fornito le stagioni, il cibo, ma tutto quello che mi circonda Dio me lo ha fornito a gratis. Ma soprattutto mi ha fornito gratis per noi, non per Lui, una cosa molto più importante. Salmo 103, versetti 3 e 4. Egli perdona tutte le nostre colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Dio mi ha e ti ha perdonato, ti ha perdonato. Ora, e ci ha coronato, dice il versetto, ti corona di bontà. È proprio una corona che mette attorno alla nostra testa di bontà. Non solo ti perdona, ma ti corona. Ma quante volte, aprendo gli occhi la mattina, mi rammento di questo? Quante volte la prima preghiera del mattino è: Signore, sono perdonato, sono coronato di compassione e di bontà dal mio Padre, grazie Signore. Quante volte mi alzo? Io questa mattina non mi sono alzato, cioè l'ho scritto ieri, ma questa mattina mi sono dimenticato di alzarmi e di dire: Signore, mi hai perdonato, grazie Signore. E non basta. Dio non solo mi ha perdonato, ma agisce e continua in mio favore. Sempre il Salmo 103, versetti 5 e 6. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Attenzione, il salmista non parlava in generale, Non diceva, sì, io so che Dio è dalla mia parte, anche quando non mi accade nulla di buono, so che è dalla mia parte, se mi capita qualche cosa di buono so che è stato Lui. Per cui random cerco tra le varie cose, questa è cattiva non viene da Dio, questa è buona viene da Dio. Il salmista parlava di cose che il popolo di Dio aveva realmente veduto qualche anno prima, qualche centinaio di anni prima, ma che erano azioni che erano state deliberatamente fatte da Dio e che non era possibile dire sì, forse questo è di Dio, ma erano proprio di Dio. Quando Israele era in schiavitù in Egitto, Dio l'aveva liberato, ma non l'aveva liberato soltanto dicendo ok al faraone, digli di andare via, dice vabbè andate via. Avevano visto una quantità di miracoli, vi ricordate le piaghe d'Egitto, vi ricordate il mare che si apre, erano cose che era impossibile non vedere che fosse la mano di Dio. Quando Israele aveva avuto bisogno di cibo nel deserto, egli aveva mandato prima la manna e poi a un certo punto avevano detto basta con sta manna, qui ci vogliono dubbi stecchi, gli aveva mandato le quaglie e il popolo aveva detto basta con queste quaglie, ci vuole, era meglio la manna. Le aveva letteralmente sfamati. E le quaglie in mezzo al deserto non arrivano a caso, e la manna in mezzo al deserto non arriva a caso, erano opere deliberate del Signore che aveva fatto in funzione e in favore del suo popolo. Dio aveva letteralmente salziato il suo popolo. Gesù è stato mandato per completare queste azioni.
Ricordate quando i 5.000 avevano fame? Che cosa ha fatto? Li ha sfamati con veri pani e veri pesci, e sono pure avanzati. E niente fu mai più reale del salire la croce per pagare i nostri peccati. Erano azioni reali, non erano cose che dovevamo cercare di vedere forse a Dio. No, quelle erano proprio di Dio. Dio è dalla nostra parte. Proprio Paolo in Filippesi dice, Filippesi 4, capitolo 6, versetto 6, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Paolo stava dicendo una cosa fondamentale: se vuoi avere gioia, devi sviluppare un'attitudine alla gratitudine. Devi sviluppare un'attitudine che ti faccia dire grazie. E quella è una parola che a noi umani riesce tanto difficile dire grazie. È una cosa che proprio qualche volta, perché devo ringraziare? Sì, devi ringraziare perché Dio ti ha perdonato. Devi ringraziare. Trova la tua gioia dove? Trova la tua gioia nella gratitudine verso un Dio che ti sta a fianco. E infine, rallegratevi perché siete testimoni di Cristo. Gesù ha detto, Giovanni 15, versetto 20, il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Gesù dice una cosa: testimoniare non è gratis, non è gratuito. Le persone non staranno lì a farti gli applausi quando ne testimoni. Ma Gesù ha anche detto nel sermone sul monte, Matteo 5, versetti da 10 a 12, beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli. Beati, come abbiamo visto più di una volta, è una parola tecnica della Bibbia che usa per indicare la gioia ai suoi massimi livelli, una felicità stratosferica assoluta. Beati, più di qua non si può fare. Essere beati significa avere una felicità che è quasi pari a quella che proveremo quando saremo insieme a Gesù nei cieli. E qui tu onestamente potresti dirmi, o dirlo a Gesù perché è lui che parla, e dov'è la gioia nell'essere perseguitati? Dovrei pure gioire perché mi perseguitano? Gesù la indica, la gioia sta nella ricompensa. Ebrei 12 dice che lui stesso, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò la croce disprezzando l'infamia. La gioia è nella prospettiva anteriore. Mosè dovette fare una scelta un momento della sua vita. Mosè poteva essere ricchissimo, era figlio del faraone, era il figlio adottivo di faraone, ma ha dovuto scegliere tra una ricompensa qui e una ricompensa in cielo. Ebrei dice così, Ebrei 11, 24, 26, per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio e godere per breve tempo di piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ho bisogno, per avere la gioia, di avere i miei occhi puntati non su quello che vedo qua, ma su quello che vedo là. Non sulle difficoltà che ho attorno. Perché se Mosè avesse visto le difficoltà che aveva attorno, e ce ne ha avute tante in tutta la sua vita, sarebbe stato scoraggiato e non avrebbe provato gioia. E invece lui provava gioia nel Signore. Ho bisogno di fare quello che fece Mosè, di concentrarmi su Cristo, perché il versetto di Ebrei dice che Mosè si concentrava su Cristo, bella. E come faceva? Infatti, lui credeva nella promessa del Signore che sarebbe arrivato un Salvatore. È per quello che lui si stava concentrando su Cristo, concentrarmi su Cristo anche se non l'aveva visto. E lui non aveva visto, noi abbiamo visto Cristo. Quanto più dovremmo concentrarci su Cristo piuttosto che sulle cose che vediamo intorno.
Paolo scriverà questo, Romani 8, versetto 18. Infatti, io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Paolo diceva, quello che stiamo vivendo qua è niente, è niente. È una scalfittura di mosca, non è niente, non è niente. Però, ad essere onesti, tu sei autorizzato e sei autorizzata anche a dirmi, Marco, tutto quello che mi hai indicato dovrebbero essere cose che portare gioia. Diciamoci francamente, nella vita normale tutte le cose che hai elencato non è che portano tanta gioia, eh? Non è che sia la gioia. Sì, è vero che il mio nome è scritto in cielo, ma qua in terra il mio nome sembra non essere scritto da nessuna parte. Ed io mi sento essere tra gli ultimi, ed io mi sento di essere tra le ultime. Sì, è vero, Dio provvede a me ogni giorno, ma io ogni giorno riesco a malapena a mangiare perché il mio reddito fa schifo. Sì, è vero, sono testimone di Cristo, ma quello mica mi rende la vita più facile perché ho litigato con tutta la famiglia, ho litigato con gli amici, al lavoro vengo oppresso per quello che c'è e noi per qua è niente, perché pensate a quelli che stanno nei posti tipo Nigeria o tipo Corea del Nord, come possono avere gioia testimoniando Cristo. Il viaggio della vita è un viaggio che cerca costantemente di derubarci della gioia. Satana, uno dei nomi è il ladro. Satana è il ladro. E la cosa che vuole derubarci Satana è proprio la gioia. Vuole toglierci la gioia fisicamente anche opprimendoci, anche facendoci del male fisico, pur di non farci provare la gioia in Cristo. Ed è per questo che Paolo, avete notato il versetto di Paolo? Dice, rallegratevi. No. Non dice rallegratevi. Dice rallegratevi nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Nel Signore. Quel nel Signore, nel, è una preposizione che in greco, in cui è stata scritta la lettera, è en. E questo l'ho detto più di una volta. En significa all'interno, dentro, nel mezzo di. Per cui è questo il concetto. Che stava dicendo Paolo, l'unico posto dove potrai trovare gioia è all'interno, al centro, nel mezzo, quando è intorno il Signore. Nella vita affrontiamo un sacco di momenti che sono ladri di gioia: la morte di una persona cara, la perdita di un lavoro, un reddito da fame, l'essere additati o l'essere evitati dalla gente, l'essere giudicati dalla gente. Queste sono tutte cose, ce ne sono tantissime altre che potremmo elencare. Fai se vuoi la tua lista di quelle cose che ti stanno rubando la gioia in questo momento, e a ognuno ce ne avrà la sua personalizzata. Sono tutte cose che ci rubano la gioia. Salomone disse questo, sintetizzando tutto questo in Lamentazioni. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Questa è la parola di Salomone. Salomone, che era quello grandissimo, quello enorme, quello che ha edificato il Tempio, quello la cui saggezza le persone venivano da lontano per sapere quanto era saggio, per sentire la sua saggezza, diceva, oh, qua il Signore non c'è più, o se c'è, non è dalla mia parte. Quando tutto sembra andare storto, per quanto tu sia stato del Signore, per quanto tu abbia visto il Signore agire nella tua vita, è tanto semplice aprire la bocca e bestemmiare, perché questa è una bestemmia. Quando mi dicono nella Bibbia non ci sono bestemmie, sì, questa è una bestemmia. Salomone stava bestemmiando. Rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi. Paolo non dice rallegratevi nel Signore a meno che qualcuno non vi stia correndo dietro con una mazza ferrata. In quel caso potete non rallegrarvi nel Signore. Paolo non dice rallegratevi nel Signore finché
Avrete soldi, una famiglia unita, la salute, un bel lavoro. Poi, quando vi ammalate, la famiglia si sfascia, non avete più soldi e siete pure ammalati, vi potete pure dimenticare di rallegrarvi. Ma dice che indipendentemente dalle circostanze, il luogo dove puoi avere gioia è all'interno, dentro, in mezzo, quando sei circondato dal Signore. Le circostanze rubano la gioia. Gesù la protegge e la contiene. Vi ricordate? La corona di bontà. Quando tu sei del Signore, tu hai una corona di bontà che ti circonda. Quando tu sei al centro, quando sei in mezzo a Gesù, la corona ti circonda. Ma questo non significa che non possiamo avere emozioni, eh? Questo mica significa che diciamo, ah, non dobbiamo avere sempre il sorriso. Quelle persone che dicono, mi è successo... ci sono fratelli e sorelle che lo fanno, mi è successa questa cosa brutta, gloria a Dio, no, gloria a Dio un tubo, non c'è gloria quando le cose del mondo, quando il ladro cerca di rubarti la gioia, lì non c'è gloria, ma c'è gloria in Cristo. Gesù non era uno di quelli che aveva il sorriso H24 che sembrava quasi paralizzato. Gesù ha pianto, Gesù si è infuriato, Gesù è stato frustrato, Gesù è stato turbato, Gesù è stato spaventato, Gesù è stato addolorato, Gesù era umano e quello è il modello che ci vuole dare dicendo tu le tue sensazioni non le devi reprimere ma le devi esprimere, ma attenzione, la tua gioia non è nelle cose che ti succedono, la tua gioia è in tutte le altre cose che abbiamo visto. La chiamata a gioire sempre del Signore non riguarda lo scacciare le emozioni, ma nel mantenere la giusta prospettiva, nel distogliere gli occhi da ciò che abbiamo intorno, perché se guardiamo quello che ci abbiamo intorno fa veramente schifo. Stiamo in un immondezzaio, perché il mondo è un immondezzaio di cattive azioni, repressioni, intimidazioni, omicidi, guerre. Quello che dobbiamo fare è distogliere da quello che ci abbiamo intorno e fissarci dove? Matteo, Romani 8, 35, 39. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore al macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Eccolo, dove volgere lo sguardo. Ecco dove cercare la gioia. Perché puoi gioire sempre, ma all'interno, in Cristo. Il Covid negli ultimi 2 anni ci ha rubato la gioia, quella terrena, e ad alcuni ha rubato anche di più, ha rubato vite, ci ha rubato la gioia negandoci gli abbracci, negandoci gli incontri, negandoci le scene degli amici con più di 6 persone, negandoci l'agape in chiesa. Vi ricordate quando qua davanti mettevamo i tavolini? Non lo possiamo più fare. Ci ha negato la piccola cellula dentro le case, nemmeno quella possiamo più fare. Ma la nostra gioia, quella vera, è intoccabile ed è protetta. Mi dai l'ultima? Lamentazioni. Dopo quella bestemmia, dopo aver bestemmiato,
Gesù è Dio. Salomone dice: sono sicuro, il Signore è il mio tesoro, per questo io spero in Lui. Io posso avere gioia perché la mia gioia è in Cristo. Fermiamoci a pregare. Grazie, Signore. Grazie perché sono perdonato, perché sono perdonata. Grazie perché sono coronato di compassione e di bontà dal Padre mio. Grazie, Signore. Se tu sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio rallegrarmi. Io voglio rallegrarmi perché il mio nome sta scritto nel tuo libro. Signore, io voglio rallegrarmi, io mi rallegro perché tu provvedi a me ogni giorno. Signore, voglio rallegrarmi perché io sono una tua testimone, perché io sono un tuo testimone. Signore, ti prometto che manterrò il mio sguardo fisso su di te, verso il premio finale. Dimenticherò quello che ho intorno, perché so che tu sei dalla mia parte, tu agisci a mio favore. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.